Marco Pellegrinato. Una partnership importante è quella con il Vaticano per l'HD Forum, perché comunque consente di avviare dei progetti di sperimentazione molto importanti per poter testare sul campo quelle che sono le potenzialità di queste tecnologie nuove sull'HD Forum, HDR e quant'altro. È forse una delle più potenti partnership che siamo riusciti ad avere, perché la potenza delle immagini, come avete visto dal filmato, parla da sola. Mentalmente la cosa più importante è perché queste immagini, grazie alla nostra azione promozionale di quello che chiamiamo oggi Beyond the Definition, perché oggi non è più sulla questione di numero di pixel ma di qualità dei pixel, queste immagini ci rendono, come dire, un ritorno sensazionale di quello che noi stiamo facendo in ambito promozionale. Quindi mentre la tecnologia è appannaggio degli ingegneri, dei tecnici, l'HDR deve essere appannaggio dei creativi, di chi genera i contenuti, di chi legge in un modo diverso la realtà di una scena, di chi è in grado di interpretarla. E quindi un messaggio che voglio dare a tutti i registi, a tutti i produttori, ai cameraman, a coloro che dietro le immagini scrivono qualcosa di più dell'immagine stessa. L'HDR è un linguaggio nuovo che permette di avere a disposizione molta più realtà delle immagini e quindi molta più immersione dell'utente finale nella storia, nella narrazione. Parliamo di Ultra HD, di HDR, quindi comunque di un'evoluzione tecnologica importante. Addirittura ormai si parla di Super High Vision, e quindi in Giappone le prime sperimentazioni e i prossimi servizi reali. In Italia abbiamo una situazione effettivamente però quantomeno arretrata, perché comunque la maggior parte dei network sono ancora in SD, spesso anche con una qualità in alcuni casi ancora scadente. E abbiamo un problema di infrastruttura digitale di rete, quindi comunque ancora tutta da sviluppare, perché a parte le grandi città è solo in parte, il resto della rete è tutta comunque da sviluppare e da pagradare. Quindi come vedi l'introduzione di queste nuove tecnologie e con quali tempi? Ma io innanzitutto non ne farei un caso italiano, perché il caso italiano è, nei casi europei, forse analogo nella media. E credo che ci sia invece un allargamento della forchetta tra le tecnologie emergenti nei laboratori e i tempi in cui queste tecnologie diventano realtà. In passato questa distanza era molto meno marcata, però non consideriamo che c'è soltanto la televisione, ci sono i package media. Vedete che anche il Blu-ray, cosiddetto Ultra HD, quindi la nuova package media per definizione dell'Ultra HD, ancora non se ne vede. Quindi questa volta veramente non è soltanto il broadcaster essere rimasto un po' indietro, ma anche tutto il resto dei package media che non hanno saputo per il momento affrontare il tema dell'Ultra HD. Ma anche detto che Mediaset Premium con Infinity comunque distribuisce un contenuto anche in Ultra HD. Sì. Credo che sia importante sottolineare che Mediaset è stata, come in altri momenti, un po' l'artefice e pioniera in questo. Infinity ha dei contenuti 4K già dall'anno scorso, la finale di Coppa dei Campioni verrà trasmessa sul digitale terrestre da Mediaset Premium in Freeview, credo, anche in 4K, quindi queste prime esperienze i broadcaster cominciano a farle. I campionati europei saranno trasmessi in HD su TVSAT, da Rai, e quindi voglio dire, i broadcaster stanno affrontando i primi momenti in cui confrontarsi con le nuove tecnologie. Sì. Marco Pellegrinato, Antonio Franco per millecanali.it.